La Regia si occupa di tutti gli aspetti tecnico-organizzativi, quindi si parte dalle richieste di prestito, ovviamente in relazione, in sintonia con il curatore della mostra che sceglie le opere da poter esporre, e da lì si parte per chiedere appunto le opere in prestito a musei, fondazioni, collezionisti privati. Da lì poi comincia il lavoro di ritorno, del feedback da parte dei prestatori, che ovviamente rispondono in maniera positiva, favorevole al prestito, o purtroppo a volte anche negativa, anche per motivi conservativi. Vengono indette delle gare per i trasporti e per le assicurazioni di queste opere. Trasporti ovviamente delle opere d'arte sono delicatissimi, perché ovviamente sono beni preziosi e beni dell'umanità. Vengono richiesti o dai musei, o comunque vengono fatti di default degli imballaggi particolarissimi, in casse rigide, in casse particolari, e quindi c'è tutto un rapporto diretto a quel punto sia nostro, dell'ufficio del mostre, che dei trasportatori, con direttamente i proprietari delle opere. A quel punto le opere cominciano a muoversi e cominciano a venire in sede mostra, in questo caso alle Scuderie del Quirinale, e lì è il lavoro più bello, perché comunque è la chiusura dei vari cerchi.